Ah, va bene, allora ditemi pure, ragazzi, io sono qui. Naturalmente, scusatemi, ma dovrete tenere con me un certo contegno, perché certo. Io sono emozionato. Queste vesti mi obbligano. Un futuro principe della Chiesa, cioè di dire. Io principe della Chiesa lo sono già. Sei già. Mi dispiace, scusa. È vero, è vero. Dovrei diventare Papa, non c'è il titolo di re, ma c'è il titolo di Papa. Ma il Papa, come voi sapete, è stato anche Papa Re. Per me è un onore che si abbia ricevuto qui oggi Vostra Eminenza. Io sono onorato. Beh, l'ho fatto volentieri perché mi hanno detto che voi siete dei bravissimi ragazzi, che fate molto per il teatro, soprattutto quello che possiamo sicuramente. Non so se molto. Va bene, ecco, adesso vorrei uscire un po' da questa aura mistica, insomma, no? Per rientrare un pochino più nel profano. Guido Ferrarini veste i panni di Prospero Lambertini da quanti anni? Da 30 anni, compiuti, che li compierò oggi più o meno, insomma. Benissimo. Non so il giorno esatto, ma sono 30 anni. Ho visto che il 28 febbraio sei al Teatro Fanini di San Giovanni Persiceto. Sì, di San Giovanni Persiceto. Che cos'è che ti dà sempre quando lo interpreti questo personaggio? La cosa che senti quando lo interpreti? Beh, questo come ho scritto, detto già tante volte, è tanto non è un personaggio inventato, ma è un personaggio esistente, quindi il commediografo ha scritto su qualcuno che c'era e quindi ha anche un sottofondo di vero, di verità, di cose accadute. E già questo è stimolante, perché entrare nelle vesti di una persona che è esistita è più stimolante che entrare nelle vesti di una persona di fantasia. Ma soprattutto quello che mi ha qui veramente conquistato fino a farmi fare queste 1000 repliche, 1500, non so quante siano state nel corso di questi 30 anni, è come Testoni ha creato questo personaggio. Cioè, Testoni è riuscito a mettere dentro questo personaggio quasi tutti i sentimenti umani. In 3 ore un attore deve esprimerle tutte queste emozioni, questi sentimenti che l'autore ha messo dentro la commedia. E allora questo saltare dal momento scherzoso al momento ieratico, al momento quasi celestiale, insomma, quando capisce che deve andare a Roma, che sarà stato nominato Papa, quasi si trasfigura. Insomma, tutti questi sentimenti che si esprimono sulla scena nell'arco di 3 ore, il che vuol dire che da un momento commoventissimo, come quello col pretino, poi salti a un momento invece più divertente, più... Non dico comico perché il cardinale non è comico, no, ma comunque dove la gente può ridere apertamente, certo. E allora questo fa sì che interpretare quel personaggio sia un'avventura che è quasi il riassunto di tutte le avventure che uno percorre nel teatro. Ecco perché mi piace. Volevo dire, tu però fai l'edizione italiana, quindi... Sì, no, io faccio l'edizione in dialetto, ma... Sì, però quello che... pochi sanno è che in verità non esiste un'edizione dialettale. L'edizione dialettale scritta da Testoni 26 anni dopo, come abbiamo detto prima, aver scritto l'edizione in italiano, in verità riporta alcune frasi in dialetto. Cioè, alcuni personaggi, non tutti parlano in dialetto? No, non parla nessuno in dialetto. Ci sono solo delle parecchie battute aggiunte in dialetto, ecco, ma il resto è tutto in italiano come l'originale. Poi ha tolto da questo cardinale qualche riferimento un po' più colto, che magari pensava che il popolo al quale pensava che fosse destinata la versione dialettale magari non avrebbe potuto comprendere, ma in sostanza è la stessa cosa dell'originale. Francamente devo dire che non ho trovato differenza. A me piace che ci siano queste sapide battute in dialetto, perché arricchiscono e umanizzano il personaggio. Certo. Ma certamente quando lo faceva in tutta Italia, andava in posti dove non le potevano capire, allora le aveva tolte per quel motivo, in sostanza.
Quindi il cardinale Albertini ha avuto degli illustri predecessori. Ahimè sì, nel senso che sono contento, anche nobilitato dal fatto di averli avuti. Ma il confronto è arduo, ecco, questo voglio dire. Però perché poi sono stati grandi interpreti, però del loro tempo. Sì, del loro tempo. Io credo che molte, cioè senza togliere niente a nessuno, molti attori del passato che sono ricordati, se li vedessimo ora, forse non ci colpirebbero più così tanto, perché secondo me è aumentato anche lo studio da fare per sì, sì, può essere, sono... sì, ogni cosa nel suo tempo. Quindi, certo che lì, insomma, se parliamo solo di come si dice? Il primo è stato Ermete Zacconi, che poi, noi non possiamo dirne nulla perché non l'abbiamo visto. Con il 34 onestamente. Esatto. E quindi però io ho letto tutte le esegesi scritte da tanti personaggi, tanti cultori della materia, e ne parlavano come di una cosa straordinaria, quindi non ho motivi di dubitare che non sia così. Però volevo dire Gino Cervi, che invece abbiamo visto, sicuramente era già un interprete moderno, sicuramente Zacconi non recitava come Gino Cervi, né Gino Cervi recitava come recito io adesso, perché ovviamente il gusto, il tempo, il modo è cambiato, e quindi certe tirate. Te poi ogni tanto ti ritrovi in competizione con Gino Cervi, perché tu hai fatto anche Peppone. No, io non mi ritrovo in competizione con Gino Cervi, no. Cari ragazzi. Io sono Gino Cervi, perché non è una combinazione che io abbia ripercorso un po' la carriera di Gino Cervi. L'ho fatta apposta, perché mi identificavo in questo attore bolognese come me. Quindi ho fatto Don Camillo, ho fatto Cyrano de Bergerac. Siamo fatti diversi spettacoli che interpretò a suo tempo Gino Cervi, proprio perché è uno dei miei modelli, quindi facendomi a lui volevo anche percorrere un po' la strada. E siccome poi lui, ovviamente essendo un grande attore, faceva solo dei personaggi immensi, rifacendoli anch'io ho fatto dei personaggi immensi. L'altra curiosità del film con Gino Cervi nel 54 è una provenienza teatrale, perché guarda caso gli altri attori sono tutti quelli della sua compagnia. Sì, Tino Guazzelli, Sergio Tofano, Paolo Carlini. Questo non lo sapevo. Irma Lisi. Ah, del film dici? Nel film, sì. Che poi erano probabilmente anche, forse Irma Lisi no, ma gli altri, tipo Guazzelli, tipo Tofano, erano anche dell'edizione teatrale, perché sicuramente erano quasi tutti gli attori, poi anche del Cyrano che tu hai detto prima. Io chiedo l'ultima cosa a Guido, cioè secondo te, una tua opinione, io credo che questo, il personaggio del cardinale Lambertini, sia quello che abbia avuto più longevità, parlo di personaggi reali, nelle rappresentazioni sia teatrali che cinematografiche, che cos'è secondo te che lo rende unico? E che l'ha reso così un personaggio riportato e riportato a teatro, al cinema? Allora, se parliamo degli esordi, lo straordinario successo che ebbe in Italia, perché il buon Testoni, con solo i diritti di quella commedia, si comprò un'autovettura che chiamò Lambertina. Le autovetture a quel tempo costavano parecchio, non come adesso. E quindi lui riuscì a comprarsi un'automobile addirittura, quindi fu un successo veramente clamoroso. E poi questo successo ha fatto sì che, come tutti i successi, anche vediamo anche oggi, che vengono ripresi continuamente, perché hanno sempre audience del pubblico. Qui c'è stata una cosa in più, che quando il successo del cardinale a livello nazionale è un pochino diminuito, è subentrato un grande successo popolare della sua città, perché qui non bisogna dimenticare che l'hanno fatto dei personaggi tipo Bonfiglioli, tipo Lucchini, Lanzarini, dei personaggi straordinari. E questo l'ho scritto anche in una presentazione, che io sono l'ultimo dei cardinali, perché i cardinali a Bologna si sono succeduti come i re o come i papi, se volete. Cioè, quando ce n'era uno non ce n'era un altro. Si sono succeduti via via, mano a mano che uno cedeva le armi. Infatti Lanzarini, poi, che era più vecchio di Lucchini,
poi Lucchini e io, ecco, dopo di me non so se ci sarà ancora qualcuno. Fantastico che ha detto io, senza, istintivamente, proprio senza neanche pensare. Ma non credi anche che forse il successo anche che ha avuto fuori da Bologna, sia perché col Cardinale Testoni ha voluto dare un'immagine del bolognese come è nell'immaginario? Sì. Su questo, sì, no, su questo sarei dubbioso che l'abbia fatta apposta. Secondo me ha ritratto il Cardinale. Sì. Ovviamente i suoi modi erano quelli, sì, anche in tutte le altre commedie che ha scritto. Quindi c'è del Testoni dentro al Cardinale, ma c'è del Cardinale dentro il Testoni. Secondo me non ha pensato effettivamente di dare all'esterno un'immagine del bolognese. Però l'immagine del bolognese c'è, proprio perché secondo me... Infatti io dicevo che il successo si è venuto appunto... Sicuramente, no, questo sicuramente. Nell'immaginario noi siamo così. Questo sicuramente, ma noi non siamo così nell'immaginario, noi siamo così davvero. Non siamo, poi nella commedia può essere un pochino enfatizzato in questo, però il nostro carattere è questo. Il nostro carattere è un carattere... Arguto e bonario. Arguto, bonario, mite per modo di dire, quando certo. Ci incazziamo davvero, certo. Però siamo tolleranti, non siamo razzisti, cioè il bolognese non ha tanti difetti che hanno molti altri italiani, ne ha a sua volta di tipo diverso, però come persona civile, come uomo civile, come uomo della civiltà, certamente il bolognese si distingue nel panorama mondiale, non a caso Bologna è la città che è. Cioè è conosciuta in tutto il mondo come una città di grande civiltà, di grande accoglienza e accoglienza soprattutto oggi che parliamo di questi poveri migranti che non sanno più dove mettere piede. Bologna, se l'accostiamo alla parola accoglienza, oggi diventa più che mai importante e fondamentale. Bene, caro. Va bene, allora non mi resta altro che darvi la mia benedizione, cari, augurare a tutti gli spettatori che verranno a vederci di divertirsi, come sempre succede. Certo, io, finché ce la farò, continuerò a fare il Cardinale Lambertini. Benissimo. E ricordiamo anche lo spettacolo al Teatro Fanin di San Giovanni in Persiceto. Il 28 febbraio. 28 febbraio, con tutti i San Giovannini persicetari, come si chiamano gli abitanti? I persicetari, che non lo so. Comunque, come si chiamano, che San Giovanni in Persiceto è un luogo citato nella commedia, certo. Dove il Cardinale, dove i, per meglio dire, gli amministrati, i nobili, i bolognesi, amministrati dal Cardinale vanno a fare un come si dice, un carnevale, esatto. Peccaminoso, diciamo, in certo senso sì, perché là una signora decide di incontrare tutta una cosa così, però non raccontiamo di più perché devono venire a vedere, divertirsi al Teatro Odeon con Guido Ferrarini, la compagnia Teatro Aperto, il Cardinale Lambertini ci replica. Grazie Guido Ferrarini, grazie a Sua Eminenza. Grazie a voi ragazzi.